Bentrovati Davide il critico. Liverpool-Bologna 2-0. Pensa te se io devo tornare da Liverpool pensando peccato potevo pareggiarla perché non siamo stati in grado di sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Pensa te se io avrei mai potuto immaginare nella mia vita di pensare anche solo un secondo questa roba qua. Incredibile, incredibile, perché torno da Liverpool in uno dei campi più difficili del pianeta Terra per giocare a pallone con l'idea che potevo anche pareggiarla. E se l'avessi pareggiata me lo sarei anche meritato. Io dovrei fare un video di 20 minuti... di un'ora in cui applaudo come ho fatto ieri sera al termine della gara, perché i miei ragazzi mi hanno reso orgoglioso, orgoglioso. Vedere la propria squadra giocare così, imporsi così in un campo così difficile, prendere i complimenti anche dell'allenatore e degli avversari, è un qualcosa di unico, di indimenticabile. Quindi io sono estremamente orgoglioso dei miei ragazzi. So che dalla TV si è visto il possesso palla, si sono viste determinate geometrie, giocatori senza paura. Io posso garantirvi che dal vivo si vedeva una squadra con tantissimo coraggio, con tantissima grinta e con tantissima voglia di onorare la nostra maglia. Bravi, bravi, bravi ragazzi. E sono sincero e sono onesto. Io pensavo di andare là contro una squadra così forte a rischiare di prenderli in barcata. Sono sincero, sono trasparente, ma non perché noi magari non abbiamo lo spirito giusto nell'affrontare le gare, ma perché loro sono estremamente più forti di noi. Ma non sono qua io a doverlo dire in un video, cioè ragazzi, mi rubo del tempo se devo fare un video in cui sto qua a dire che il Liverpool è forte e noi lo siamo meno. Mi rubo del gran tempo. Poi è vero che faccia la stessa competizione, ci mancherebbe altro, però ecco, anche io faccio l'amore, però non sono, cioè nel senso, è tutto contestualizzabile, diciamo, è tutto contestualizzabile. Quindi siamo andati là con tanta grinta e soprattutto orgoglio, ragazzi, orgoglio. Abbiamo sbagliato poco e niente. La giornata prima della gara è stata anche quella memorabile, perché girare per le strade di Liverpool e vedere solamente della gente con la sciarpetta rosso-blu o la maglietta rosso-blu è un qualcosa di meraviglioso e che nessuno ci toglierà mai dai nostri ricordi. Mai, mai, mai. Tifosi con una gran fotta che hanno cantato dall'inizio alla fine allo stadio, ma anche in giro per le vie, sull'aereo. C'era veramente tantissimo entusiasmo, tantissimi sorrisi e tantissimi sguardi di chi sembrava quasi che 10 anni fa fosse a Cittadella. Per dirne una, capito? Per dirne una. Quindi è una giornata che credo rimarrà per sempre nella nostra storia. Un po' quello che mi dispiace è che quando andremo a vedere negli annali ci sarà solamente il risultato. Liverpool-Bologna 2-0. La realtà dei fatti è che chi ha visto la partita, chi è stato presente allo stadio, saprà sempre che quella gara poteva finire tranquillamente in parità, perché i nostri ragazzi il pari se lo meritavano, il nostro mister il pari se lo meritava. Al termine della gara, vedere tutti lì sotto da noi applaudirci, fare i cori insieme a noi, anche saputo, è stato un qualcosa, un momento di unione totale. È come se anche noi sugli spalti avessimo avuto in quell'istante la maglietta, la divisa da gioco, e che fossimo stati di fianco a loro tutto il tempo sul terreno. Veramente un qualcosa di indescrivibile, ragazzi. Io sto provando a spiegare delle emozioni che non è facile tradurre in parole, anche perché sai, tu fai 7-8 gradini, alzi la testa, sei ad Anfield, e io più che raccontarvelo così non posso fare. La realtà dei fatti è che fai i gradini, ti trema le gambe, alzi la testa e non hai idea di cosa potresti vedere, vedi questo scenario e pensi, spero di non svenire. Speri di non svenire, ti appoggi un attimo, ti tieni con la mano, è vero, facciamoci delle foto per distrarci, ma tutto quello che vedevi ti rendeva la situazione magica, magica, magica. Il corteo per andare allo stadio è stato bellissimo, grazie mille ai gruppi organizzati
perché hanno creato un qualcosa di unico, di indimenticabile, gestito molto bene. Siamo arrivati in tempo allo stadio, abbiamo potuto vedere la partita alla grande, è stato tutto, tutto, tutto perfetto. L'unica nota un po' dolente, il risultato, perché se quando sono entrato allo stadio pensavo speriamo di non prenderli in barcata, quando sono uscito ho detto peccato, perché l'impresa giocando così un po' ce la meritavamo. Un bel po' ce la meritavamo. Bravissimo Lucas tra i pali, bravo, bravo, bravo. Bravi dietro, ragazzi, bravissimi dietro. Io so che c'è stata qualche sbavatura, ma la sbavatura c'è stata con Salah. Io, Miranda, ti ho criticato sempre per la tua fase difensiva. Qualche errorino c'è stato anche ieri sera, ma hai tenuto Salah. Hai tenuto Salah. Uno che quando toccava il pallone sembrava un mago, un mago. Cioè, facciamo un altro sport. Quando noi magari per stoppare il pallone ci mettavamo quei 30 secondi, un tempo che in Serie A è quasi la normalità, a loro gli arrivava il pallone, cioè, l'avevano stoppata prima che gli arrivasse. Vedevi proprio una differenza di qualità abissale. Ma noi stava lì con una gran tigna, stava lì, gli rompevano le scatole tutte le volte che avevano il pallone. Salah avrà fatto a sportellate con Miranda per 90 minuti, dall'altra parte Posch ha lottato come un leone, c'era uno che l'ha saltato 15 volte, ma lui provava tutte le volte a tornargli dietro, perché io lo so, Posch, che tu non lo terrai mai il loro esterno, l'esterno del Liverpool, cioè quello che gioca sulla tua parte, con la maglietta del Liverpool, chiunque esso sia, ti salterà l'80% delle volte, perché altrimenti non sarebbe lì con quella maglietta, ma anzi tu, Posch, avresti la loro maglietta. Il fatto che ti salti ci può stare, io lo accetto. La cosa che mi è piaciuta è che dopo ci corri dietro. Bello, bello, bello. Orso emozionatissimo, eh. Orso sei emozionatissimo. Bisogna che ritorni l'orsolini dell'anno scorso, perché anche ieri sera hai provato più semi rovesciate che giocate normali, però la grinta e l'impegno ci sono state alla grande. Dalling non mi è dispiaciuto. Ndoye è un giocatore che anche ieri ha dimostrato di poter stare in questi palcoscenici alla grande, ragazzi, alla grande. La cosa che mi stupisce del ragazzo è che lui gioca con una professionalità incredibile. Anche quando gli arriva la sportellata che vola per terra, lui non si lamenta mai, non si lamenta mai, si rialza, corre e corre sempre, sempre, sempre. Urbanski, grandissima partita, devi fare gol, devi fare gol, devi fare gol, cioè devi fare gol, devi fare gol. Mi è venuto in mente tutto in una volta, devi fare gol. Urbanski, hai fatto una partita meravigliosa. Io mi sono girato verso i miei amici e ho detto, ma chi è quello? Cioè, è quell'Urbanski che abbiamo visto crescere, ma quanto è bello, quanto è forte. Però quella palla lì, se la metti dentro, Io piango di gioia. Purtroppo non è entrata, il loro portiere è bravissimo, però ecco, da lì devi fare gol. Da lì devi fare gol, li abbiamo già vissuti anche troppo, dall'inizio di questa stagione. Anche troppo. Freuler, lo voglio descrivere con una parola sola, capitano. Capitano, ragazzi, il primo a difendere i compagni, il primo ad andare a parlare con l'arbitro, Freuler capitano. Cioè, io vorrei nella mia vita un Freuler. Tu hai un Freuler in casa e sei più sicuro, sei più tranquillo, puoi stare tranquillamente con la porta aperta. Se c'è Freuler in casa, tu puoi vivere come raccontavano i nonni che si viveva una volta, con la porta aperta, con la bicicletta senza la catena. Tu, se vivi con Freuler, puoi tranquillamente passare le tue giornate così, perché un giocatore del genere ti dà tanta, tanta, tanta sicurezza, tantissima sicurezza. Ragazzi, grazie, grazie, grazie. Al termine della gara c'era Orso che ci ringraziava battendo le mani, ma il grazie più grande io voglio farla a voi, perché un'esperienza del genere non avrei mai pensato di viverla, e soprattutto di viverla in questo modo, con una giornata meravigliosa, una partita che ci rende orgogliosi davanti agli occhi di tantissimi. Adesso uniti, compatti, perché giocando come ieri sera tu tranquillamente puoi riqualificarti in Champions League quest'anno. Poi sappiamo che ieri avevi delle motivazioni in più, però adesso, ragazzi, dopo aver visto Liverpool-Bologna, le aspettative nei vostri confronti, purtroppo per voi, si alzano in modo esponenziale. La prossima è col Parma, la prossima bisogna vincere. Grazie
per la serata di ieri, ragazzi, è stato un qualcosa di indimenticabile. Grazie Vincenzo, perché hai dato tanto a questa squadra. Questa squadra ha dimostrato di non aver paura, di accettare l'uno contro uno. Poi qualcosina si poteva fare diversamente, si poteva mettere Castro prima, qualche cambio qualche minuto prima. Sì, probabilmente si potevano fare tante cose in modo diverso. Ma io esco da Anfield orgoglioso. Non so come sarebbe andata con un'altra formazione, con degli altri cambi. Io so che torno a casa sconfitto, ma a testa alta. Grazie ragazzi, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video, di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Cerco di recuperare qualche momento di sonno nella giornata di oggi, perché tornare alle 5 con l'aereo è stato abbastanza pesante.